Vaccini impropri, il caso finisce a Palazzo d'Aimmo. Consiglieri e assessori regionali giurano: non lo abbiamo fatto. L'Aula vota una mozione che impegna Toma a fare chiarezza verificando gli elenchi. Romagnuolo, somministrati al San Timoteo. Cavaliere sbotta contro la consigliera di Fratelli d'Italia, faccia i nomi. Coronavirus, altra giornata drammatica, 4 decessi e boom di ricoveri, 9 nuovi pazienti in malattie infettive, 78 i positivi con un tasso di contagiosità al 7,3%. La polizia sorveglia il pianoro di Campitello dopo l'esplosione di un focolaio in una struttura alberghiera. Si indaga per stabilire se le persone all'interno fossero tutte molisane. Intanto si lavora in vista dell'apertura della stagione sciistica che, salvo imprevisti, partirà il 15 febbraio. Il Covid colpisce ancora molto il Basso Molise, 14 positivi a Termoli, 12 a Campomarino, 6 a Larino. Il sindaco Roberti: necessario spezzare la catena del contagio. È stato ritrovato in buone condizioni di salute il 62enne di Gildone, che da ieri pomeriggio aveva fatto perdere le sue tracce. L'uomo è stato rintracciato dal personale del soccorso alpino e speleologico. Infine lo sport, il calcio. Il Campobasso ha un centrocampo monster che segna come l'attacco. Bontà e Candellori sugli scudi. Domani il Rieti, Vasto Girardi senza Mercai, chance per Fioretti, Agnonese ad Aprilia. Bentrovati a tutti voi, nuovo appuntamento con le news di Teleregione. Come avete sentito, ci sono altri 4 decessi per coronavirus in Molise, un nuovo boom di ricoveri. Ne parleremo tra pochissimo, perché l'apertura è dedicata al caso dei presunti furbetti del vaccino, che è approdato oggi in Consiglio regionale. Un infuocato dibattito, i consiglieri regionali e gli assessori tutti hanno assicurato di non essersi sottoposti al vaccino. Il direttore generale dell'ASREM Florenzano ha confermato che non ci sono esponenti della regione o politici nell'elenco delle persone che si sono già vaccinate. Ci sono 7 sindaci, ne avevano diritto per il lavoro che svolgono. Ma vediamo cosa è accaduto nel pomeriggio durante il dibattito in aula, con degli accesi interventi su questo tema. Il caso dei furbetti del vaccino infuoca il Consiglio regionale. Accuse, difese e giuramenti in un lungo dibattito che si è concluso con l'ok alla mozione a firma di Facciolla, Fanelli, Calenda, D'Egidio e Romagnuolo, che impegna il presidente Toma a contattare il responsabile ASREM del piano delle somministrazioni in modo da conoscere l'elenco dei vaccinati e capire quindi se all'interno di quella lista figurino presenze abusive o meno, cioè persone che non avevano diritto al siero. Dopo che la consigliera Romagnuolo ha sganciato la bomba contro la classe politica in generale, senza fare nomi, ma lasciando intendere di avere ricevuto segnalazioni circostanziate, tante e ferme sono state le reazioni, come quelle di Iorio e Micone, i quali hanno rivelato di essere stati contattati in quanto ex medico e agente di polizia e di aver rifiutato il vaccino, o quella di Patrizia Manzo, che ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta. L'intervento più duro è stato sicuramente quello dell'assessore Cavaliere, che si è scagliato contro la consigliera di Fratelli d'Italia. Esca chi ha fatto il vaccino oggi, ora! Abbia il coraggio, tanto se non è ora, fra 48 ore esce. Ma se non esce, lei, mi dispiace, non è che fa una bella figura col Molise. A lei non gli interessa, non gli interessa nemmeno a me, che sono ufficio delle dichiarazioni sue. Nemmeno a me, che sono ufficio da sue dichiarazioni. Voglio gridare, perché questa è un'offesa che in 12 anni, in 15 anni, io non ho mai ricevuto in quest'aula. Dica i nomi, lo dica, abbia il coraggio, nessuno ne potrà mai fare nulla, ma quest'area di sospetto non le consentiamo. Consiglieri e assessori hanno raccolto l'invito di Toma, giurando di non essersi sottoposti al vaccino, ma la sensazione è che la parola d'onore non basterà a chiudere l'antipatica questione, nodo che ha sciolto il DG ASREM Florenzano, il quale durante i successivi lavori dell'unità di crisi ha dichiarato: nell'elenco non figurano consiglieri regionali, ma solo qualche sindaco che ne aveva diritto per il lavoro che svolge. Domani mattina ci aspettiamo una comunicazione ufficiale. Le parole di Facciolla: è una questione morale, legale e politica, c'è chi può e deve sapere ma resta in silenzio, rispetto per i molisani, le parole dei portavoce del Movimento 5 Stelle.
Il tutto era iniziato questa mattina, quindi facciamo un passo indietro, vediamo cosa è accaduto dopo che Aida Romagnuolo ha reso note le informazioni di cui era in possesso. Noi l'abbiamo intervistata, sentiamo Pierluigi Borragine. A lanciare la bomba è stato il vice ministro della Salute Sileri, che per primo ha parlato di vaccini impropri e chiesto l'intervento delle procure. Nello specifico c'è andata la Fondazione Gimbe, che ha calcolato per il Molise 947 dosi somministrate impropriamente, cioè a personale non sanitario. Il caso è finito in Consiglio regionale grazie alla consigliera Aida Romagnuolo, che ai nostri microfoni fornisce particolari inquietanti. Tra i furbetti molisani ci sarebbero il condizionale d'obbligo uno o più inquilini di Palazzo Daimmo e alcuni sindaci o loro parenti. Ma c'è di più, le dosi improprie sarebbero state somministrate al San Timoteo di Termoli. Ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale proprio per fare luce su questa oscura e incresciosa vicenda e per chiedere al Presidente della Giunta se è vero che tra i 947 furbetti che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino e i quali non avevano diritto in quanto non rientravano tra le categorie che avevano la priorità, ci sono anche alcuni componenti del Consiglio regionale, amministratori e loro familiari, che praticamente avrebbero ricevuto questa somministrazione presso l'ospedale San Timoteo di Termoli. Come consigliere regionale e soprattutto come cittadina pretendiamo che vengano fatti nomi e cognomi, perché hanno sottratto questi vaccini a chi rischia quotidianamente la vita, agli ammalati, ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai dentisti e alle categorie più esposte. Per queste motivazioni ho anche chiesto l'accesso agli atti al direttore generale Florenzano dell'ASREM, chiedendo di avere le copie di tutti gli elenchi con i nomi e i cognomi, e mi auguro che non ci sia omissione da parte di nessuno, perché credo che in questo momento dobbiamo fare chiarezza, perché i cittadini molisani devono sapere la verità. Anzi, io farei anche un invito, diciamo, a questa specie di politici, di amministratori, che devono confessarlo, perché anche un ladro, quando commette un reato, lo confessa per avere una riduzione della pena. Noi qui non dobbiamo fare gli inquisitori, però bisogna fare chiarezza proprio perché i cittadini molisani devono sapere i nomi e i cognomi di questi amministratori. Cosa farà l'ASREM? Consegnerà alla consigliera l'elenco dei vaccinati, pur nel rispetto delle normative sulla privacy? Interrogato dalla Romagnuolo, il presidente della regione Donato Toma ha giurato sul suo onore di non aver fatto il vaccino e chiesto all'aula di fare altrettanto. E da noi incalzato ha spiegato, come sentirete dalla sua voce, che da una prima indagine sommaria non risulterebbero vaccinazioni improprie. Presidente Toma, lei ha giurato sul suo onore, non si è fatto il vaccino? Assolutamente no. Quando sarà il momento mi vaccinerò come dovrebbero fare tutti. Senta, l'Aula però le ha chiesto di dare qualche informazione in più. È a conoscenza di vaccini effettuati impropriamente? Si è sentito con i vertici dell'ASREM? Mi sono sentito informalmente con i vertici dell'ASREM, non mi hanno segnalato situazioni particolari. Ho chiesto di fare approfondimenti e di riferire, quindi intanto che aspettiamo gli approfondimenti è meglio diradare, o meglio fugare ogni dubbio. Per cui i consiglieri che non hanno fatto il vaccino lo dichiarano, e ritengo che l'onore dei consiglieri sia la prima cosa. Ecco, intanto ha chiesto all'Aula di giurare. Io ho chiesto all'Aula di giurare, non è un obbligo, chi se la sente lo fa, io l'ho fatto. E critiche feroci sono arrivate all'indirizzo di Toma da parte del PD. Inverte l'onere della prova, le parole di Micaela Fanelli. Vogliamo gli elenchi, sarebbero notizie di reato, tocca a lui fare chiarezza. Fanelli, cosa si aspettava da Toma in aula? Ma noi abbiamo chiesto chiarezza su tutti i punti che riguardano la pandemia, il vaccino, il Cardarelli, i dati comunicati a Roma, e mi aspettavo che anziché un'uscita, come dire, di inversione dell'onere della prova,
cioè giurate voi, ci dicesse da capo della struttura sanitaria insieme all'ASREM, insieme al commissario, qual è la situazione reale dei vaccini. Se ci sono dei furbetti, immediatamente vanno smascherati. Queste sono notizie di reato e chi ha quest'onere di controllare, cioè il Presidente della Regione, deve venire con questa informazione, non il contrario. Ed è quello che abbiamo chiesto anche con il consigliere Facciolla, presenteremo un'interrogazione per avere gli elenchi, per sapere formalmente se c'è e qualcuno ha abusato, e a quel punto si va in procura. Non è una cosa che c'è dibattito politico, ci sono le conseguenze penali. E ancora di più, le voci, i modi di dire, ma questo è un sistema opaco sulla cosa più importante del mondo, la salute dei cittadini. Noi dobbiamo essere chiarissimi da Toma, quindi mi aspettavo un'informativa sul punto, cosa che come per gli altri vicende non c'è stata. Io sono preoccupatissima del Cardarelli, delle mortalità, sono preoccupatissima dell'RT e dei dati forniti a Roma. Sapete che ho chiesto più volte di sapere chi informa Roma e secondo quali dati. Faccio un esempio, la pressione dei posti letto di terapia intensiva. Se noi dichiariamo 36 posti letto di terapia intensiva, ovviamente la nostra pressione rimane sempre molto bassa, e a me non mi risulta che ci sono 36 posti letto attivati di terapia intensiva. E oggi sono arrivate altre dosi della Pfizer a Termoli, 1170 le fiale consegnate in giornata, e Toma ha annunciato che durante il mese di febbraio ne arriveranno altre 14.000. Sempre il governatore della regione ha detto che l'esecutivo centrale ha stanziato 15 milioni di euro per la ristrutturazione sismica dell'ospedale San Timoteo, quindi una notizia importante che prevederà evidentemente dei lavori di ristrutturazione per lo stabile che ospita l'ospedale di Termoli. Ed ora veniamo ai numeri, quelli dell'ultimo bollettino. Per l'emergenza coronavirus, come si diceva in apertura, 4 i decessi, 9 i nuovi ricoveri in malattie infettive, mentre sono 78 i positivi accertati dai 1.065 tamponi processati dall'ASREM. Ancora tanti i nuovi casi tra Termoli, Campomarino e Larino. Altre 4 persone hanno perso la vita a causa del coronavirus. 2 uomini di Termoli e Serra Capriola, rispettivamente di 72 e 68 anni, che erano in terapia intensiva. Una donna, 81 anni, di Ripalimosani, ospite della casa di riposo del paese, e un 82enne di Rotello, che era in malattie infettive. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 276. Drammi a cui si aggiunge la paura per altre 9 persone ricoverate in queste ore proprio nel reparto diretto dal dottor Santopuoli, e ora sono 71 i pazienti Covid al Cardarelli, con una pressione forte proprio su malattie infettive, che ne ospita 65. Sono aumentati i tamponi processati, 1.065, e da questi test sono risultati altri 78 positivi, ancora tanti a Termoli e a Campomarino, altri 14 e 12 casi, 12 pure a Campobasso, poi 7 a Larino, 6 a Cerce Maggiore, e qui il sindaco ha deciso di chiudere le scuole. Il tasso di positività è al 7,3%. I guariti sono 71, quindi gli attualmente positivi 1187. In isolamento 1391 persone. Ora veniamo al focolaio che è scoppiato a Campitello Matese. La polizia sta sorvegliando il pianoro e soprattutto una struttura alberghiera. Si indaga per capire se le persone che alloggiavano nella struttura fossero tutte del posto, molisane o persino di fuori regione. E tra poco dovrebbe riaprire la stagione sciistica, la data è quella del 15 febbraio. I dettagli da Nicola De Santis. Un posto di blocco della Polizia di Stato sorveglia il pianoro di Campitello Matese. L'obiettivo è di controllare sistematicamente ingressi ed uscite alla stazione sciistica affinché i contagi non si diffondano in modo incontrollato. La decisione della Questura di Campobasso è stata assunta a seguito del focolaio scoppiato in un albergo di Campitello Matese, che rimarrà chiuso per 2 settimane previa sanificazione dei locali. Attualmente i positivi sono 7, 6 residenti ed un dimorante non residente. Altri 10 soggetti sono in isolamento. Si indaga per capire se le persone all'interno della struttura fossero tutte molisane.
Sotto la lente della polizia ci sono il registro e le comunicazioni inviate in questura con i nominativi degli ospiti. Intanto, il 15 febbraio, neve permettendo, dovrebbe ripartire la stagione sciistica, a meno che il governo non decida di prolungare la chiusura delle piste. Nelle scorse ore sono stati effettuati i collaudi sugli impianti di risalita affinché il pianoro sia pronto per il ritorno dei turisti. In questo momento noi ci preoccupiamo per quanto riguarda l'apertura prossima del 16, perché ci potrebbero essere restrizioni regionali o per quanto riguarda anche quelle nazionali, per quello che è successo. Noi ci preoccupiamo perché la situazione è già stata cattiva l'anno scorso, perché non abbiamo sciato proprio per mancanza neve, e ci ritroviamo a avere tantissima neve e non poterla sfruttare per una situazione che conoscete benissimo, Covid, per quanto riguarda il mondo. Dovevano aprire il primo verso la metà di gennaio, poi l'hanno prorogata al 15 febbraio e mo non si sa se la prorogano ancora, insomma, quindi siamo così sul vetro, non sappiamo che pesci prendere, insomma. Noi veniamo su a aprire, giusto per far vedere che ci siamo, ma c'è poco da fare, insomma. Sicuramente bisogna starsi attenti, perché non si scherza, pare che fa 500-600 morti al giorno in tutta l'Italia, quindi è un avvertimento, insomma. Quindi dobbiamo cercare di stare lontani l'uno dall'altro, almeno un metro e mezzo, e usare la mascherina, questo praticamente è pacifico. Ora parliamo della situazione in Basso Molise, con l'aumento dei contagi che, come abbiamo sentito, non si ferma. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, intervistato dal collega Emanuele Bracone, ha detto che bisogna assolutamente spezzare il contagio, la catena del contagio. Sindaco Roberti, che situazione Covid abbiamo qui a Termoli? Collegato a un cluster della costa, c'è stata anche una richiesta dalla parte politica d'Emma di screening gratuiti sul territorio. Questo, gli screening gratuiti, probabilmente i DEM fanno confusione, perché sono già stati fatti dalla regione Molise attraverso l'ASLEM, così come attualmente la sta facendo l'ASLEM, l'ASL 2 di Chieti, Vasto e Lanciano, quindi non li fanno certo i comuni. Ma al di là di questo, possiamo dire che noi stiamo in contatto costante con l'ASLEM e quindi con il servizio igiene e sanità, che ci comunica in maniera puntuale quali sono i contagi, ma soprattutto quante persone oggi sono in isolamento fiduciario, proprio perché hanno avuto contatti diretti con positivi, e quindi dobbiamo aspettare un arco di 10-14 giorni per vedere quale sia stata la situazione del contagio. Sicuramente possiamo affermare che attualmente tra Termoli e Campomarino c'è molta mobilità sociale, e questo ha consentito il diffondersi del coronavirus. È altrettanto risaputo che molti lavorano a Termoli, dei comuni limitrofi, e quindi portano anche i loro figli nelle scuole di Termoli, e viceversa, molti di Termoli per parentela o per lavoro spesso si recano a Campomarino. Quindi in questo momento bisogna spezzare questa catena di contagio e soprattutto cercare di confinare soprattutto il contagio e cercare di far sì che non ci sia più questa mobilità, se non per necessità, tra Termoli e Campomarino. Stiamo osservando anche il cluster di Palata, perché stiamo cercando di reperire informazioni se ci sono persone di Palata che si recano a Termoli o per lavoro o per scuola, e quindi è evidente che Termoli è un po' la città più sensibile, perché a Termoli provengono non solo da fuori comune ma anche da fuori regione. Scuole chiuse domani e dopodomani a Montaquila, lo ha deciso il primo cittadino Marciano Ricci per permettere la sanificazione di tutti i locali. E ora parliamo delle donne in giunta, che sappiamo sono assenti in Molise, e su questo oggi il presidente Toma è andato sotto in regione, perché con 11 voti favorevoli è passata
la mozione firmata in prima persona da Micaela Fanelli, quindi la mozione del PD che impegna il governatore Toma a recepire le istanze che sono arrivate proprio dall'Assise, perché hanno votato con l'opposizione sia le consigliere Calenda e Romagnolo sia il consigliere Iorio. Non posso che essere fiera di come l'Aula abbia scelto di stare dalla parte dei diritti delle donne, le parole di Micaela Fanelli. Per questo ringrazio tutti i colleghi di minoranza e maggioranza che hanno espresso il loro voto favorevole. Ora il Presidente deve adeguarsi alla volontà espressa dal Consiglio. Speriamo che dopo aver incassato questo pessimo risultato scelga con umiltà di fare un passo indietro. Ed ora la cronaca: è stato ritrovato in buone condizioni di salute l'uomo di 62 anni di Gildone, che da ieri sera non dava notizie di sé, si era allontanato da casa. I parenti, in particolare il fratello, si erano allarmati, avevano chiamato i soccorsi sul posto, erano giunti prontamente gli uomini del soccorso alpino che lo hanno ritrovato nei pressi di un'abitazione nel primissimo pomeriggio di oggi. Presentava delle lievi ferite, delle escoriazioni, quindi è stato sottoposto ad accertamenti, era molto spaventato ma fortunatamente vivo e sta bene. A Sesto Campano, sulla statale 85, i carabinieri di Venafro, durante un normale posto di blocco, hanno intimato l'alt a un'auto sospetta con due persone a bordo. Le verifiche eseguite dai militari dell'arma hanno permesso di accertare che si trattava di due pregiudicati abruzzesi, uno dei quali risultava evaso dalla propria abitazione di San Salvo, dove stava scontando una pena detentiva emessa dal Tribunale dell'Aquila. Il giovane, 33 anni, è stato dichiarato in arresto per evasione, su disposizione del PM del Tribunale di Isernia, ha sottoposto la misura dei domiciliari nella sua abitazione in attesa del giudizio per direttissima. Entrambi i soggetti sono stati contravvenzionati per la somma di 373 euro ognuno per aver violato le normative anti-Covid, poiché trovati ovviamente fuori dalla regione di residenza. Aiuti alle famiglie in difficoltà. Il Comune di Campobasso dà il via all'assegnazione dei buoni spesa e ai contributi per il pagamento delle utenze. Le domande per richiedere il sussidio sono però ancora aperte, come ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Luca Praitano. Sentiamolo nel servizio di Andrea Vertolo. Buoni spesa alimentari e sostegno al pagamento delle utenze. Il Comune di Campobasso predispone misure per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà. I contributi arrivano da un finanziamento nazionale che ha indirizzato al Comune capoluogo circa 250.000 euro. In questi giorni è ancora possibile presentare domanda per beneficiare dei contributi economici. A spiegare nel dettaglio gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione comunale è l'assessore alle politiche sociali Luca Praitano. Con la prima tranche abbiamo già finanziato 190.000 euro, 698 persone hanno ricevuto il PIN per poter fare acquisti presso le attività commerciali convenzionate. 40.000 euro la cifra spesa fino ad oggi. Altre 115 persone invece avranno la possibilità di rientrare nel prossimo elenco, che verrà stilato dopo l'8 di febbraio. È possibile quindi continuare a fare domanda perché ci sono ancora risorse. Per quanto riguarda invece il bonus affitti e bollette, la somma a disposizione è di 210.000 euro, questo grazie a un finanziamento regionale. È possibile ancora fare domanda, tra mercoledì e giovedì verrà stilata la prima graduatoria, dove sarà possibile verificare se si è beneficiari di questa misura. Diciamo che per quanto riguarda comunque le persone che non rientrano in questi due benefici, potranno comunque fare richieste ai servizi sociali per un contributo, per un aiuto, qualora la loro situazione sia magari al di fuori dei parametri del bando, ma comunque meritevole di attenzione. E per quanto riguarda i controlli, è importante sapere che verranno effettuati e verranno demandati agli organi preposti. I bandi, fanno sapere da Palazzo San Giorgio, sono scaricabili sia dal sito web del Comune di Campobasso che dal sito dell'ambito sociale territoriale all'indirizzo www.ambitosocialecb.it. Isernino di nascita, partigiano e testimone della guerra della liberazione è scomparso a Sulmona. Ubaldo Grossi avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 21 febbraio.
Se ne va così un altro protagonista della lotta per il riscatto dal nazifascismo. Baldo Grossi è stato un soldato nel Regio Esercito. All'arrivo della banda della Maiella a Sulmona si arruolò per continuare a combattere contro i nazifascisti. Nel dopoguerra, conferma di un animo nobile, sostanzialmente avulso alla violenza, seppe reinventarsi come floricoltore. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella cattedrale di San Panfilo a Sulmona. Figure di talento nel lavoro, impegnate nel sociale e contro la violenza di genere, sono le donne molisane al timone, premiate dalla consigliera di parità delle province di Isernia e Campobasso, Giuditta Lembo, col presidente Ricci. Si sono fatte strada nel mondo professionale, dall'impresa alla medicina, dal giornalismo al volontariato, portando avanti la tradizione di famiglia del settore agroalimentare o istituendo da zero realtà biologiche o del settore tessile. Profondono il loro impegno anche nel sociale, con attività umanitarie e tramite iniziative volte a contrastare la violenza di genere. Sono le donne al timone, protagoniste della seconda edizione del premio voluto dalla consigliera di parità delle province di Campobasso e Isernia, Giuditta Lembo, col supporto del presidente Alfredo Ricci e insieme alla collega Carmela Basile, ha promosso la seconda edizione online, conferendo un riconoscimento a quelle che sono state definite 30 eccellenze in diversi campi della società. Dapprima un premio alla memoria di Tina Fiorenzo, consigliera di parità scomparsa esattamente un anno fa, il cui ricordo è stato tratteggiato con commozione dalla figlia Anna Elsa Tartaglione e dal presidente Ricci. Poi un focus su quest'anno funestato dal Covid e tre premi speciali agli ordini dei medici, dei pediatri e dei giornalisti e gli interventi dei presidenti Crudele, Meffe e Cimino. Successivamente il momento clou, cioè la consegna ideale delle targhe a 20 donne, tra loro la ex ministra Elisabetta Trenta, l'amministratrice del Gemelli Celeste Condorelli, la promotrice della transumanza Carmelina Colantuono, la responsabile del centro SPRAR di Venafro Rossella Dorsi, le scrittrici Maria Stella Rossi, Ida Dianni, Gioconda Marinelli. Tra le eccellenze anche 10 uomini illuminati, come il presidente del Tribunale di Isernia Enzo Di Giacomo, il sostituto commissario di polizia Giovanni Alfano e infine un premio al simbolo della città di Isernia, il tombolo, il cui valore è stato evidenziato dal sindaco d'Apollonio. Premiata anche la collega giornalista Valentina Ciarlante, che ha moderato una cerimonia ricca di spunti utili a creare reti di collaborazione. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per mercoledì 3 febbraio, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile, assolato ovunque, venti moderati, mare mosso, queste le temperature nel dettaglio, Campobasso minima 5, massima 15, Isernia minima 4, massima 14, Termoli minima 9, massima 20, Venafro minima 4, massima 15 gradi. Solo un attimo, qualche attimo di pausa, ci vediamo tra poco per lo sport, restate con noi. Eccoci tornati insieme per parlare di calcio di Serie D. Domani si gioca e allora scopriamo insieme la griglia delle partite di questa quindicesima di campionato. Aprilia Olimpia Agnonese, Campobasso Rieti, Castelfidardo Pineto, Castelnuovo Porto Sant'Elpidio, Matese Real Giulianova, Monte Giorgio Fiuggi, San Nicolò Recanatese, Vastese Tolentino, Vasto Girardi, Cinzia Albalonga. E quindi il Campobasso dalla testa della classifica cercherà di nuovo i tre punti con un centrocampo davvero spettacolare che segna quasi come il reparto offensivo. Domani Lupi di scena al Romagnoli appunto per continuare a vincere. Il capocannoniere della squadra è Cogliati con 7 marcature, poi 2 centrocampisti, Bontà 6 centri e 5 Candellori, decisivo nelle ultime due partite. 4
marcatura Esposito e una rete di Domenico Antonio. Sforzini, che ha la valigia pronta, è in uscita anche se non è facile piazzare un calciatore con il suo ingaggio, Vitali, Zammarchi e ancora due centrocampisti, Tengorang e Brenci. Dunque 15 reti sono arrivate dall'attacco, 13 dal centrocampo che così segna come il settore offensivo. Da qui giusto definire il centrocampo rosso-blu un centrocampo monstre, il settore che fa la differenza e dove la società non a caso ha investito acquistando Ladu e Persia. Segnali di vitalità sono giunti dagli attaccanti a Porto Sant'Elpidio con Di Domenico Antonio che ha festeggiato la prima rete in maglia rosso-blu e spera di bissare domani contro il Rieti atteso al Romagnoli. È importante sì, anche perché comunque sia sono riuscito a sbloccarmi, è importante anche portare il risultato a casa. Era una partita dove il mister comunque sia chiedeva di non sottovalutare nulla, di attaccarli subito forte e sbloccarla il prima possibile perché poteva essere una partita insidiosa. Anche il campo comunque sia non era dei migliori, quindi la squadra ha fatto bene e niente, siamo contenti del risultato. Io cercherò di dare il massimo quando il mister mi chiamerà in causa, poi il campo parlerà da solo, niente. Sono contento e continuiamo con questa strada. Sappiamo che è una squadra molto tosta, vengono da risultati positivi dove sembra che hanno preso una quadratura giusta, però noi comunque sia sappiamo quello che andremo ad affrontare, cercheremo di portare i tre punti a casa anche perché giochiamo in casa, quindi c'è poco da fare, non si passa. Il Vasto Girardi, come detto, sarà impegnato sul proprio campo al Ditella contro l'Alba Longa. Abbiamo parlato col presidente Andrea Di Lucente che ha suonato la carica per i suoi. Il successo sul Castelfidardo, il pari con il San Nicolò Notaresco ed ora il Cinzia Alba Longa, la terza avversaria interna consecutiva di altrettante regioni e nei pensieri di un Vasto Girardi che nell'arco di una settimana sta vivendo la fase centrale di un torneo che lo porterà sino al 14, momento di chiusura del girone d'andata nel girone F di Serie D, a scendere in campo anche per un'altra partita infrasettimanale, il 10, contro il Matese, completando così la prima fase del torneo. Di fatto però, classifica alla mano contro i capitolini, si vivrà una vera e propria atmosfera playoff, essendo le due squadre in lotta per il quinto posto. A creare qualche problema in più per il tecnico Prosperi, l'assenza del capocannoniere Mercalli, con il suo posto in attacco che dovrebbe essere preso da Fioretti. Intanto, in vista della contesa, queste le sensazioni alla vigilia del presidente degli Alto Molisani, Andrea Di Lucente. Non ci sarà Mercalli? Cosa si aspetta? Qualcosa di positivo da Fioretti magari? Bah, Fioretti è un giocatore importante, non è l'ultimo arrivato, è un giocatore che in D ha fatto 100 gol, è un giocatore che ha fatto doppia cifra in qualche campionato, quindi è un giocatore che è stato preso non per essere il sostituto di Mercalli, ma per giocare insieme a Mercalli. Poi è capitato che in questo periodo la squadra si sta esprimendo bene, Mercalli sta segnando e quindi Daniele ha trovato poco spazio, quindi sicuramente domani troverà lo spazio necessario e penso che sia una partita per lui importantissima per farsi vedere dall'allenatore, facendosi trovare pronto e creargli imbarazzo nella prossima partita. 11 gol in 4 partite, 2-3-0, un 4-0 e solo un 1-1 e dunque un misero punticino in 4 partite, quello conquistato contro l'Alba Longa. Va da sé che il problema dell'Olimpia Agnonese chiamata al miracolo domani pomeriggio sul campo dell'Aprilia sia duplice. Incassa troppe reti e segna gol col contagocce. Problemi non facili da risolvere, ma ci proverà la squadra granata di mister Senigallesi. Domani serve la prestazione perfetta, magari anche un pizzico di fortuna. La divisione nazionale calcio a 5 ha definito il calendario dei recuperi per le due molisane di Serie B e quindi parliamo della Chaminade Campobasso e dello Sporting Benafro. Nel mese in corso i campobassani giocheranno il 9 in casa del Mirto, il 13 a Molfetta, poi il 23 in casa col Torre Maggiore a marzo, quindi il 9 ci sarà il derby allo Sturzo proprio con Benafro.
e il 16 il confronto sul campo del San Michele, il 3 aprile invece il match col Barletta. Per il Venafro, oltre al derby con la Sciamina, del 9 febbraio la trasferta in casa del Mirto, il 23 il match interno col Barletta. Come abbiamo sentito, sono tante le gare da recuperare, soprattutto per la Chaminade, che è stata a lungo ferma a causa del Covid. Bene, si chiude qui il nostro telegiornale, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi online tramite Facebook oppure il sito teleregionemolise.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.